Qua siamo in via Stentinello, sicuramente il sito è meno importante della Tonnara, ma paradossalmente siamo a 100 metri di distanza dal centro comunale di raccolta. Dobbiamo ringraziare gli incendi estivi che ci danno una mano a smaltire questi rifiuti. Tra l'altro siamo sotto l'ex Eternit e qualcuno, per rimanere a tema, porta anche lastre, abbandona lastre di cemento amianto. La cosa assurda è che qualche settimana fa, proprio qua, ci sono state parcheggiate una ventina di macchine e camionette tra polizia, guardia di finanza, vigili urbani, carabinieri, quando c'è stata la storia della nave che è rimasta bloccata qua dei migranti, ai quali non era permesso di scendere. Questo è l'ingresso della Tonnara. Non posso credere che al comune tutto questo scempio non lo sanno, di discarica. Questa è una discarica all'aria aperta. E poi fanno il verbale se sbaglia a buttare la differenziata o l'organico nei giorni stabiliti. Ma di che cosa stiamo parlando? SiracusaOggi.it, quotidiano online di Siracusa e provincia. Le notizie, l'informazione, le segnalazioni. SiracusaOggi.it, la città in diretta.